prossimo esercizio è l'esercizio numero 4, l'esercizio numero 3, sono già pronto. Allora, vi leggo la traccia velocemente. All'interno di una sfera di acciaio al carbonio, centrale di carbonio sul centro, di diametro pari a 2 cm, è posta una resistenza elettrica. Quindi questa volta è presente un termine di generazione, cosiddetto di generazione. In realtà questa generazione, quella che noi chiamiamo generazione, ripeto ancora, una trasformazione in questo caso di energia elettrica in energia termica per effetto Joule. La potenza di questa resistenza è pari a 65 watt, quindi l'energia per unità di tempo che questa resistenza una volta accesa fornisce è proprio 65 watt. Okay. Inizialmente il solido si trova a una temperatura uniforme pari a quella dell'ambiente circostante, quindi T con I pari a T infinito pari a 20 gradi Celsius, e vogliamo sapere, una volta accesa la resistenza, quanto tempo è necessario a raggiungere la temperatura di 125 gradi Celsius, sapendo che il coefficiente di scambio, la conduttanza unitaria superficiale, è pari a 25 watt su metro quadro. Quindi stiamo parlando di una sfera di diametro D all'interno della quale è posta una resistenza, e quindi questa resistenza è responsabile della presenza di un termine cosiddetto di generazione. Okay. Ora parliamo di un acciaio al carbonio, 1% di carbonio, quindi le proprietà sono disponibili su questa slide. In particolare la densità è pari a 7801 kg per metro cubo, il calore specifico è pari a 473 Joule kilogrammi Kelvin, e la conducibilità termica è pari a 43 watt su metro quadro. E queste sono le proprietà termofisiche. Ora, a questo punto, il primo passo è evidentemente il calcolo del numero di Pio, anche segnato per L su K, dove L la funzione caratteristica è il raggio della sfera, okay. Quindi in particolare H è 25, il raggio è 1 cm e K è 43, quindi facilmente intuibile che questo Pio sia minore di 0,10 guardando l'ordine di grandezza, no? Okay. 25 su 43 è qualcosa di vicino a 0,5, e 0,0 è minimo di 0,10. Questo significa che il cambio di temperatura è funzione solo del tempo e non dello spazio. E allora possiamo utilizzare il metodo delle capacità concentrate, ma c'è una variante. Infatti, andando a scrivere bilancio di energia, qui abbiamo quella che abbiamo chiamato energia generata, e sulla quale però abbiamo posto la nostra attenzione anche prima, perché in realtà è una trasformazione di energia, e questo termine altro non è che nel nostro caso la potenza della resistenza. Ok? In uscita abbiamo, in ingresso quindi c'è solamente la potenza,
In uscita ovviamente questa sfera si riscalda, accelererà il proprio calore all'ambiente circostante, quindi avremo un H per A per T di teta meno T infinito più al solito Rho Cb dT su d teta. Ok? Dividendo tutto per Rho Cb e osservando al solito che dT di teta meno T infinito è dT di teta, esattamente come prima, quindi indicando con T segnato T di teta per T infinito, e ripeto, dividendo tutto per Rho Cb avremo la potenza elettrica diviso Rho Cb uguale a A Rho Cb disegnato più il disegnato su D teta. Possiamo chiamare questo termine qui B, questo termine qui lo chiamiamo A per comodità, per avere una scrittura un pochino più snella, e quindi avremo che del disegnato su d teta è uguale a b meno a disegnato. Sulla lavagna, in modo da rendere tutto più chiaro, cancello quindi le cose che non ci servono più. Perfetto. E ricordando che B è la potenza elettrica su Cb, mentre A è pari all'H A su Cb, la nostra equazione è del disegnato su D teta uguale a B meno A disegnato. A questo punto posso fare qualche passaggio in più per risolvere questa equazione scrivendo del disegnato diviso B e non ha disegnato uguale. È un'equazione facilmente integrabile e per farlo in maniera più agevole osserviamo che D B meno A disegnato è uguale a meno A del disegnato. Giusto? Quindi posso scrivere il D disegnato come D B meno A disegnato diviso meno A. Ok? Quindi questo significa che l'equazione diventa D B meno A disegnato diviso B meno A disegnato uguale a meno A D teta. Posso chiamare questo B meno A disegnato, lo chiamo disegnato primo, ad esempio, in modo da scrivere tutto in maniera compatta in questo modo. Del disegnato primo. Il disegnato primo uguale a meno A. E questa equazione è evidentemente facilmente integrabile. Ok? Ora, tutto chiaro finora? Siete dubbi sui passaggi che ho fatto? Sono abbastanza semplici, no? Allora, a questo punto, integrando l'equazione, integreremo tra T segnato primo iniziale e T segnato primo finale il disegnato sul disegnato pari a meno A integrale tra 0 e teta di teta.
Di conseguenza avremo che il logaritmo naturale di t segnato primo finale diviso t segnato primo iniziale sarà pari a meno a teta, dove teta è l'incognita del nostro problema. Ok? È chiaro che dal punto di vista adesso operativo quello che dobbiamo fare è valutare A, B e disegnato primo nell'istante iniziale e nell'istante finale, giusto? Quindi la prima cosa che facciamo è andare a valutare queste quantità che noi abbiamo battezzato in maniera arbitraria A e B. Per quanto riguarda la quantità B, essa è pari a 65 diviso rho 7801 per 473 per il volume della sfera. Il volume della sfera è 4 terzi pi greco raggio esterno al cubo. Okay. Fate questo calcolo per cortesia. Quindi il risultato di B è 4,2. A invece è pari ad H per, che è, abbiamo detto, 25 per la superficie esterna della sfera, che è 4 pi greco R4, no? Per 4 pi greco raggio esterno quadrato diviso rho 7801 per c 473 per b che è ancora 4 terzi y raggio esterno al cubo. Per cortesia fate i calcoli. Quindi il risultato è a uguale 2,0 per 10 alla meno 3? Ok. Benissimo. A questo punto andiamo a valutare t segnato primo iniziale, t segnato primo finale, ricordando che t segnato primo è allora era A, era B meno A t segnato. Ricordo bene? B meno A t segnato, ovvero sia B meno A T meno T infinito. Questo significa che T segnato primo iniziale è pari a B meno A temperatura iniziale meno T infinito, e la temperatura iniziale è 20 gradi Celsius meno T infinito, che è ancora 20 gradi Celsius, e quindi di fatto è pari a B, giusto? Perché delta T è 0, quindi è pari a B, mentre T segnato primo finale è B meno A T finale meno T infinito. Questa invece dovete calcolarla. Allora, se avete fatto il calcolo di T segnato primo finale, quanto viene? 3,98. A questo punto non ci resta che sostituire i valori di T segnato primo finale e T segnato primo iniziale all'interno dell'argomento del logaritmo naturale. Conoscendo A possiamo calcolare il tempo teta. È un calcolo abbastanza veloce da fare, se qualcuno di voi l'ha già fatto. 26,5. E sono secondi, quindi ogni volta che si dà un risultato bisogna sempre dare anche l'unità di misura. Quindi se prendiamo una sfera di acciaio carbonio piccolina, 2 cm di diametro, ci mettiamo dentro una resistenza di 65 bar, in 25 secondi la portiamo a una temperatura di 125 bar. Ok? Dubbi? Domande? L'approccio è sempre lo stesso, evidentemente
leggermente più laborioso, ma insomma comunque è ancora semplice. Se non ci sono domande passerei all'esercizio successivo. Vi leggo la traccia dell'esercizio successivo. Una parete di mattoni da muratura di spessore pari a 80 cm si trova inizialmente ad una temperatura uniforme di 25 gradi Celsius. Successivamente, con sollecitazione a gradino, le due facce della parete vengono esposte a dei gas caldi a 480 gradi Celsius con una conduttanza unitaria superficiale pari a 25 watt al metro quadro. Vogliamo sapere dopo quanto tempo il centro della parete raggiunge 150 gradi Celsius. E in corrispondenza di quell'istante di tempo vogliamo determinare la distribuzione di temperatura. Ok? Adesso abbiamo quindi una parete in mattoni da muratura che ha uno spessore che abbiamo 2L. Potete già immaginare il motivo. Pari a 80 cm, che con sollecitazione a gradino viene immersa in un fluido a temperatura T infinito, evidentemente uniforme e costante, entrambe le facce. Quindi questo significa che nel momento in cui andiamo a studiare il transitorio di questo problema, già che c'è una simmetria geometrica delle condizioni al contorno rispetto a quest'asse qui, posso studiare solamente metà parete. Il problema quindi è monodimensionale nella scissa, nella sola scissa X, e in corrispondenza dell'asse di simmetria B è una condizione di adiabaticità. Questo problema l'abbiamo già visto nella scorsa lezione, quando abbiamo parlato di conduzione in regime transitorio, e già sapete quindi che per esso esiste una soluzione in forma grafica, ok? I diagrammi di Eisler. Quindi qualora il numero di Biot dovesse essere maggiore di 0,10, ma voglio dire è abbastanza evidente che sarà maggiore di 0,10, una parete da 80 cm in mattoni da muratura, ci aspettiamo ormai ragionevolmente un Biot elevato. La soluzione l'abbiamo disponibile in forma grafica. Ma procediamo segnando ovviamente il valore di T infinito, che è pari a 25 gradi Celsius, no scusate, mi ho sbagliato, questa è la temperatura iniziale che è 25 gradi Celsius, mentre la T infinito è 480 gradi Celsius, la conduttanza unitaria superficiale che noi chiamiamo H segnato è pari a 25 va su metro quadro Kelvin, e la temperatura finale in corrispondenza del centro, quindi in 0 θ, dovrà essere pari a 150 gradi Celsius. Vogliamo trovare il tempo necessario affinché la temperatura al centro sia pari a 150 gradi Celsius. Mattoni da muratura, io direi di trascrivere subito le proprietà termofisiche. Ancora una volta la tabella che vedete proiettata è estratta dal libro di trasmissione del calore, fondamenti della trasmissione del calore volume 1, e i mattoni da muratura sono qui, eccoli qua, mattoni da muratura. Quindi possiamo scrivere le proprietà termofisiche: Rho è pari a 1700, ecco bene, 1700 kg a metro cubo, il calore specifico è 837, joule su kg Kelvin, la conducibilità termica è 0,658, sono watt su metro Kelvin,
e trascriviamo anche la diffusività termica che è moltiplicata su questa tabella, leggiamo A per 10 alla 5, vedete? Quindi quel valore che leggiamo qui va moltiplicato per 10 alla 5. Quindi A è uguale a 0.046 per 10 alla meno 5 e sono metri quadri sul secondo. Benissimo. Allora a questo punto facciamo il nostro primo passo, che consiste nel calcolo del numero di Pio, che è H per L su K, quindi H è 25, per L che è 0.40 metri, semispessore, no? Diviso 0.658, quindi il numero di Pio fa pari a 15.2. A questo punto calcoliamo, evidentemente è maggiore di 0.10, questo era, ce l'aspettavamo. A questo punto calcoliamo anche 1 su Pio. 1 su Pio è pari a 0.066 circa. 0.066 circa, va bene. Quindi siamo nella condizione in cui Pio è maggiore di 0.10, quindi avremo un campo di temperatura che è funzione sia dello spazio che del tempo. Ma abbiamo la soluzione in forma grafica, l'abbiamo vista ieri. E vedete, questi sono i diagrammi che forniscono la soluzione in corrispondenza delle varie x star. Ok? Noi siamo interessati alla mezzeria della parete, cioè vogliamo capire quando il valore di temperatura qui raggiunge, abbiamo detto, i 100, dov'è che sta? 150 gradi. Quindi la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è che i risultati forniti attraverso quei grafici sono adimensionali. Questa è la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Quindi la prima cosa è x adimensionale è x su L, per cui in mezzeria x star sarà pari a 0, quindi non c'è, questo non ci crea nessun problema. Per quanto riguarda la t star, questo è pari a t meno t infinito diviso t iniziale meno t infinito, ok? Quindi significa che la t star che stiamo cercando, cioè il valore adimensionalizzato di temperatura pari a 150 gradi, sarà dato da 150 meno 480 diviso t iniziale 25 meno 480. Si tratta di una differenza di temperature, quindi possiamo utilizzare sia gradi Celsius sia Kelvin, ottenendo direttamente lo stesso risultato, la differenza 0,73, quindi 0,73. Allora a questo punto, secondo voi abbiamo già tutto quello che ci serve per rispondere alla prima domanda del problema? Manca il numero di Fourier. Il numero di Fourier manca, ma manca perché è un'incognita, ci viene chiesto il tempo, il numero di Fourier è il tempo adimensionalizzato, quindi noi adesso dobbiamo entrare nel grafico e tirar fuori proprio il numero di Fourier, perché dobbiamo rispondere a una domanda ben precisa: dopo quanto tempo il centro della lastra si porta a 150 gradi. Ora, poiché quel grafico presenta sulle ordinate la t-star, che è questa, e le curve sono parametrizzate rispetto a 1 su Pio, che l'abbiamo determinato, possiamo andare a vedere in quale condizione ci troviamo. Ok? Allora, 1 su Pio 0.066, allora
Qui evidentemente è un po' difficoltoso individuare la curva 1 su B.O. è 0.066, ok? Allora io direi, semplicemente per, come dire, per rendere la trattazione più agevole a voi, anche perché noi siamo interessati a capire come si fa, evidentemente, no? Quindi, sapendo che 1 su B.O. è 0.066, ma avendo ovviamente una difficoltà pratica nell'andare su un muro a individuare 0.066, diciamo che lo approssimiamo con 0.10. Così abbiamo una chiarezza grafica maggiore, va bene? Quindi, accettando questa approssimazione, siamo su questa curva qui, va bene? Allora significa che questo grafico è relativo a x star pari a 0, quindi è relativo proprio alla sezione che mi interessa a me, e voglio vedere dopo quanto tempo raggiungo il valore di x star pari a 0,73. Quindi 0,6, 0,7, circa 0,73. Mi sposto di qua, scendo giù e leggo un Fourier pari a circa 0,25. Stiamo approssimando, diciamo, in maniera esagerata, perché ovviamente siamo interessati al metodo in questo caso, ma se il metodo vi è chiaro, diciamo che il nostro Fourier che troviamo è 0,25, ok? Ma Fourier è il tempo adimensionalizzato, cioè è il rapporto, se ricordate, tra theta e theta star. Sua espressione qual è? Vi chiedo uno sforzo mnemonico. I raggruppamenti adimensionali su L. L? Manca uno. L per teta? No. Tentativo numero 3. A per teta su L4. Vabbè, l'ha letto, diciamo che ce l'ha fatta. A per teta su L4, ma il messaggio è i raggruppamenti adimensionali, ricordateli, cioè cercatevi di fissarli bene in mente in modo che li ricordate in maniera così. Quindi è A per teta su L4 e di conseguenza da qui possiamo trovare il tempo necessario affinché il cuore della lastra si porti a quel valore di temperatura. Vi chiedo quindi ancora uno sforzo, calcolare theta, avete tutto quello che vi serve, L ce l'avete, A ce l'avete e Fourier ce l'avete. Allora, avete fatto il calcolo, il tempo quant'è? Circa? Circa 87.000 secondi, quindi stiamo parlando di un giorno, per capirci. Questa lastra di 80 cm, questa parete di 80 cm ci mette circa un giorno per raggiungere nel suo cuore una temperatura di 150 gradi Celsius. A questo punto l'esercizio ci chiede anche di determinare la distribuzione di temperatura in corrispondenza di questo istante di tempo, cioè in corrispondenza per intenderci di Fourier pari a 0.25. Allora, per determinare questa distribuzione di temperatura potremmo utilizzare questa tecnica. Compiliamo una tabella in cui scriviamo x star, analogo il valore, quindi x star valore dimensionale, x dimensionale quindi in metri, t star adimensionale e t in gradi Celsius. E iniziamo da x star pari a 0, abbiamo visto che anche x è pari a 0, che in quella condizione t star è pari a 0,73 e t dimensionale è 150 gradi Celsius. E va bene, questo è il cuore della lastra. Ora utilizziamo la soluzione grafica, la soluzione in forma grafica, per vedere le altre sezioni. Allora abbiamo un x star 0,2. Adesso dovete essere un pochino più veloci nel fare i calcoli. X star 0,2, chiedo a voi anche i calcoli, come dire, in realtà che si possono fare immediatamente a mente. Il valore di x è? Certo. X star 0,2, il nostro L è 0,4 metri, quindi il valore di x dimensionale quanto è? 0,2 per 0,4? 8,19.
Quindi siamo a 8 centimetri dal cuore della lastra, giusto? Benissimo. Allora, in corrispondenza di x stata 0,2, entriamo con una fattoria pari a 0,25, che questa volta il tempo è fissato, no? In quell'istante di tempo vogliamo trovare la distribuzione. Saliamo su a intersecare la curva a 1 su pi o 0,10, che è circa qua l'intersezione, e otteniamo un 0,7, circa 0,7, più o meno, di start. Questa temperatura dimensionale a che valore corrisponde? Dimensionale? Quindi diciamo 162, dai, accettando sempre le solite approssimazioni. Quindi ci spostiamo a 0,4 x star, che corrisponde a 16 cm dalla sezione, dalla superficie interna, dal cuore della lastra, e anche qui Fourier 0,25, saliamo e otteniamo un 0,65. Che corrisponde a un valore di temperatura dimensionale di 184. Proseguiamo, io direi di saltare 0,6 e di vedere 0,8 che corrisponde a 32 centimetri. Quindi 0,25, 0,1, 0,33, 32, boh. Evidentemente sempre con le dovute approssimazioni, circa 0,32, che corrisponde a una temperatura dimensionale di 334. Non ho capito. 334. E sulla superficie esterna, quindi abbiamo 0,4 come valore dimensionale, leggiamo infine una temperatura adimensionalizzata che è praticamente 0,1, vedete? Praticamente 0,1. Abbiamo detto ieri che su questo grafico x star pari a 1, 1 su pi o pari a 0 non c'è più, perché corrisponde a una condizione al contorno del primo tipo. Cioè significa che su questo lato, cioè x star pari a 1, intendo, 1 su pi o pari a 0 significa temperatura imposta nota pari a t infinito, ovvero t star pari a 0, l'abbiamo detto ieri, no? Allora a questo punto abbiamo 0,10, temperatura dimensionalizzata, che corrisponde a un valore dimensionale di 435. 435. Con le dovute approssimazioni grafiche che abbiamo fatto, che insomma sono direi importanti, comunque con le dovute approssimazioni questa è la distribuzione di temperatura all'interno della lastra nell'istante di tempo considerato, e questo è il modo in cui quei diagrammi lì vanno utilizzati. Delle domande? Dubbi? Allora c'è un ultimo esercizio che però vi chiedo di svolgere autonomamente a casa, e magari se poi trovate difficoltà particolari nello svolgimento di questo esercizio, ovviamente ne parliamo insieme la prossima volta. Leggiamolo velocemente insieme. Un cilindro di acciaio al carbonio molto lungo, che ha un diametro di 30 cm, quindi questa volta non ha un diametro piccolino, si trova inizialmente a 25 gradi Celsius e successivamente viene immerso in un fluido a 400 gradi Celsius. La conduttanza superficiale è pari a 50,
sono tutti indizi che ci fanno pensare a un VO che sia un pochino più elevato, no? Perché H sta al numeratore. Determinare l'andamento di temperatura sull'asse del cilindro sino a che in tale punto non siano raggiunti 100 gradi. Ok? Quindi questa volta, ovviamente, qualora dovesse venire fuori che il numero di BO sia pari, sia maggiore di 0,10, dovete utilizzare le soluzioni grafiche relativamente al caso di simmetria cilindrica, ma dovete andare a guardare nel tempo l'andamento di temperatura sull'asse. Non è molto diverso da quello che abbiamo fatto, un pochino diverso, ma insomma. Ok? Ovviamente se il numero di BO sarà minore di 0,10 l'approccio sarà differente, ma lo sapete già. Ok, quindi a questo punto ci vediamo oggi pomeriggio. La lezione di oggi pomeriggio inizieremo a parlare dei sistemi alettati. Va bene? A più tardi, grazie.